Ciao Luca, intanto ovviamente benvenuto ad Empoli. Banalmente ti chiedo come è andata la trattativa, quando hai capito che l'Empoli era su di te e cosa hai vissuto insomma, questa situazione, questa nuova esperienza, questa nuova avventura. E poi ti chiedo anche, tu hai vissuto 4 anni a Genova, hai vissuto 4 anni alla maglia del Genova, e quindi ti chiedo come hai vissuto questo ultimo periodo da genovese, che poi alla fine 4 anni sono veramente tanti. E che ambiente ti aspetti a Marassi domenica? Ma guarda, c'erano diverse squadre su di me quest'estate, però mi è bastata una chiacchierata col direttore e con Accardi e la decisione è stata facile. Mi hanno spiegato un po' il progetto e ho accettato subito, tant'è che il giorno dopo che abbiamo parlato sono venuto a firmare il contratto. Genova, io ho fatto 4 anni bellissimi, ero capitano e sono stato veramente bene. Dispiace per quello che è successo. Adesso siamo vicini tutta la squadra alle famiglie delle vittime e sicuramente sarà un ambiente difficile, perché lo stadio di Genova forse è uno dei più caldi della Serie A, ma noi andiamo lì per portare a casa i 3 punti. Insisto sulla tua scelta di venire in Empoli. So comunque che è un'età importante, hai fatto 4 anni a Genova, hai detto, 4 anni al Milan. Perché hai scelto Empoli, al di là di una chiacchierata? Perché riparti comunque da una promossa? Perché questa scelta? No, perché è la squadra che mi ha voluto di più, e poi ti ripeto, mi è bastata una chiacchierata col direttore per capire che qua si fa le cose serie e c'è un progetto importante, quindi ho voluto sposare questo progetto. Benvenuto anche da parte mia. Come vivi, io lo chiamo dualismo, insomma, questo rapporto c'è adesso con Manuel Pasquale, insomma, siete due giocatori di grande esperienza che si giocano un posto su quella fascia. No, sì, io devo ringraziare Manuel perché mi ha accolto subito benissimo dal primo giorno. Ci sarà bisogno di tutte e due, poi sarà il mister a decidere. Comunque posso solo che ringraziarlo. Ciao, buongiorno, da Luigi di Leo. Senti, c'erano tante squadre che ti volevano, anche il Genoa, che poi infatti con il giorno dopo ha venduto l'Axalt e è rimasto senza esterno sinistro. La potevi giocare dall'altra parte questa partita? Sì, c'era anche il Genoa che mi voleva, però ti ripeto, ho scelto questo progetto e sono contento di essere qua. Sicuramente sarei tornato volentieri a Genoa, però quando ho visto l'Empoli così interessata a me, ho deciso di accettare subito Empoli. Quanto ha influito nella tua carriera essere figlio di un calciatore che se non altro ha vinto un scudetto? No, ma guarda, forse all'inizio un po', poi penso che se uno è bravo arriva, se no deve fare altro, però non è mai intralciato nella mia carriera, ma ho sempre detto di ascoltare i più vecchi e il mister, e mi dà dei consigli, ma che finita la partita e basta. Senti, rimango un po' sul passato, perché tu hai giocato nel Milan fino a qualche giorno fa. Praticamente quando sei stato ceduto leggevo in tanti siti milanisti diversi commenti di dispiacere, quindi vuol dire che hai lasciato qualcosa di importante anche lì. Quindi ti chiedo come hai vissuto quella parentesi, e poi se ci racconti un po' come è stato l'arrivo qua ad Empoli in questi primissimi giorni in azzurro. No, sì, mi ha fatto veramente tanto piacere che comunque tantissimi tifosi, ma più che altro i compagni di squadra, mi hanno scritto un messaggio, mi hanno fatto capire che ero stato importante per loro e quindi sono contento, perché lasciare un segno nel Milan, nello spogliatoio, è molto importante. Ma qua bene, mi sono trovato subito bene, sono arrivato il giorno prima della partita col Cittadella che abbiamo perso, però poi subito durante la settimana ci siamo allenati duramente, è arrivata vittoria col Cagliari giocando molto bene e dobbiamo continuare su questa valsariga, perché sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine, perché il nostro obiettivo è la salvezza e cercheremo in tutti i modi di raggiungerla. Come è stato l'impatto con il gruppo e anche con il mister, con le reazioni? No, molto bene, molto bene. Sono tutti bravissimi ragazzi, anche il mister mi ha aiutato molto, quindi sono molto contento di essere qui, ti ripeto. Devo ringraziare in primis il capitano Pasquale e poi anche tutti gli altri ragazzi. Col Cagliari è arrivata una grande vittoria. Quello che ha stupito è che in campo c'erano tanti giocatori nuovi, tra cui due qua che eravate arrivati da pochissimi giorni. Come avete fatto a inserirvi così bene? Qual è stato il segreto? No, io penso che in queste squadre il segreto sia il gruppo. Se si ha un bel gruppo si possono fare veramente dei buoni risultati. E noi fortunatamente lo siamo e dobbiamo cercare di migliorare anche sotto quell'aspetto ogni giorno. Senti, al di là del gruppo, le sensazioni ho avuto dal gruppo visto là dentro?
cioè questa prima partita in cui veramente con 6 giocatori nuovi la squadra ormai è sembrata quella che abbiamo visto vincere il Serie B l'anno scorso. Ma com'è da dentro questo meccanismo? No, non conoscevo parecchi giocatori, non li conoscevo, mi ha impressionato tantissimo Zajc, Krunic, però vabbè, poi è arrivato Silvestri che ha 300 partite in A, a qua ne ha più di 150, una forza della natura, e poi anche Capezzi ha fatto molto bene. No, ti ripeto, siamo una bella squadra, un mix tra giovani e esperti, e cercheremo in tutti i modi di raggiungere l'obiettivo. Bravo in fase di spinta e uno che se la cava anche sotto porta avversaria, ti riconosci in queste caratteristiche? Sì, sì, sono bravo in fase di spinta, ogni tanto mi capita di far gol e aiutare la squadra, è l'unica cosa che conta.